Periodo di Team of the Season, non vorrei mica perderteli anche quest'anno. IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo, sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice Foolish avrai un ulteriore sconto del 6%. Sto seriamente chiedendo cosa potrebbe succedere se Ferrero vedesse veramente questa serie e che cosa potrebbe pensare della mia carriera alla Sampdoria. Abile allenatore, abile stratega sul mercato, insomma sarà il profilo perfetto per la prossima stagione. Caro presidente, ci faccio un pensierino per l'amore del signore. Come sempre, prima di iniziare, salutiamo l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione e seguitemi sotto tutti i miei social network per sicurezza. L'ultimo like è di... Oddio, come cavolo si legge? Facciamo così, Francesco Iannone, perché leggere il suo nickname non so se si legge, ma è una stringa di numeri e K, è veramente difficile. Ciao Francesco Iannone, grazie per aver messo like alla mia ultima foto. Ma ti prego, cambia nome perché non se la può leggere niente. Ok, siamo in Europa League e giochiamo contro il Lecce di Poznan. Prima partita l'abbiamo vinta 1-0, gol di Paulito Dybala. E in questo episodio successivamente sfideremo la Lazio. Maledetta Lazio, ancora ti odio. Attenzione, ancora Klose. 2-0 della Lazio. 2-0 della Lazio al 72esimo. 3 minuti di fuoco, veramente 3 minuti cattivissimi. È finita, è finito tutto praticamente. Direi che la formazione titolare può andare benissimo in questa partita. Tanto Ibra si è svegliato, Dybala è fortissimo, Paduin è più forte di lui. Senza considerare Cuadrado e Jeseco, sono dei jolly importantissimi. Meglio di così, ragazzi, non si può fare. C'è Dybala, attenzione, con la palla tra i piedi, vede il movimento di Ibra, prova a servirlo, ma viene steccato Dybala, che rimane giù tra l'altro. Prego Paolo, alzati. Attenzione, c'è Dybala, si propone ancora una volta, neanche dirlo a Simone Paduin, però stavolta perde la palla. Paduin, vero leader della Sampdoria. C'è Ibra, attenzione, palla al piede Ibra, ne salta uno Ibra e poi gliela toccano, la perde, cazzo, la perde sempre Zlatan. Gnoguri a spallate, la porta via e poi fa andare Cuadrado nello spazio, attenzione perché si è aperto anche Dybala e allora ha servito, così Cuadrado può andare in sovrapposizione. Dybala vede il taglio di Fernando, è entrato in area Fernando, niente da fare, però bella azione. Fernando con il movimento di Dybala servito sulla corsa, bella copertura, ma c'è Ibra che non la prende mai di testa. Vito Cuadrado sull'out, allora Cuadrado vuole saltare tutti, entrare in area, Cuadrado ancora con la palla tra i piedi. Gnoguri vede il taglio di Ibra, lo serve sulla corsa, allora Zlatan può andare in velocità col fisico. Zlatan, ancora lui, in possesso del pallone, Zlatan, dentro per Gnoguri, che si appoggia ancora a Dybala. Cazzo, c'era fuori gioco di Gnoguri però. Ibra pressa, riprende la palla, Ibra lancia Dybala dietro la difesa, al taglio l'ultimo difensore, Gani esce dalla marcatura, all'indietro Fernando prova a sradicarla, tocca il pallone, anche l'avversario fallo. Finisce qui il primo tempo, zero emozioni, zero tiro in porta, lo schifo più totale. Come al solito Ibra è il solito zombie. Ecco, il nostro Ibra sembra un po' il Dzeko alla Roma. Grandissimo precampionato, tanto entusiasmo al suo arrivo, un gol nelle prime partite di campionato e poi un morto che cammina in campo. Ibra, ti do altri 20 minuti al massimo, eh? Kanovic si sovrappone, Jesé chiede l'1-2 a Paolo Dybala, lo fa andare, mamma mia come si intendono questi due. Jesé sul fondo, mette il cross deviato, sarà calcio d'angolo. E che come no? Come l'avessi? Perché l'avessi gioca nel Legend Poznan? Gnoguri, dentro per Fernando, attenzione, vogliamo aprirci con Jesé, facciamolo andare allora Jesé, facciamolo correre, è impossibile che gliela prenda Gleiskowski. Ancora Jesé, calcio d'angolo. C'è Simone Paduin sulla fascia, sulla destra, la sua area, il suo luogo naturale, Paduin lo salta e poi non riesce ad andare sul fondo. Grande Simone Paduin, il mio idolo fin da quando ero bimbo. All'indietro per il portiere Ibra, prova a pressare, non ce la fa, gli fanno il torello addirittura. Zlatan, hai avuto le tue possibilità, ora del cambio. Proviamo a far riposare un attimo Paduin e mettiamo alto Daniele Verde. Loverings dalla bandierina, la mette fuori, attenzione, è uno schema, la stoppa, la mette giù e poi la riapre, la cosa più inutile della storia. Si appoggia Gnoguri, dentro per Munir che si appoggia a sua volta, ancora una volta, Carbonero. Fa andare Daniele Verde, le prime palle toccate da tutti i nostri cambi. Verde, con la complicità di Carbonero, perde la palla. Questa è la potenza dei nostri cambi, questa. Adesso può aspettare il taglio di Munir, Dybala vede il taglio, prova a servirlo sulla corsa. C'è il difensore però che copre bene, c'è ancora Dybala. Dentro per Munir, si appoggia a Gnoguri, dentro per Munir, l'1-2 che non si concretizza. Prova il sinistro a giro Dybala, la posizione molto 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 difficile. Gnoguri che vuole andare dentro per Dybala, che chiede l'1-2 a Munir. Attenzione Munir, vuole sfondare la difesa Munir, ce la fa e fa andare Jesé che è entrato in area. Jesé la mette per Munir, il tiro e c'è l'1-0 e neanche a dirlo, ancora una volta ce la risolve proprio Munir, quasi al 90esimo, cambio decisivo molto più forte di Zlatan Ibrahimovic. Zlatan, ma chi sei? Il futuro della Samp è Munir, Dybala, Jesé, guardate che azione. Munir la inizia, Jesé la conclude e Munir ancora una volta va dentro e realizza il gol dell'1-0 allo scadere in Europa League, secondo
seconda vittoria. Tocchiamoci le palle, consecutiva in Europa League. Robak sulla tre quarti la mette dentro, Vasco Regini la mette fuori e poi Scuffetti tra le sue braccia. 3 minuti di recupero, finire lì. Dybala va in pressing, Dybala lo prende, Dybala ancora tra le sue braccia, anche se sono gambe, non so perché ho detto braccia. Dybala! E c'è il 2-0, ma non posso non ridere. Ho detto braccia al posto di piedi, perché mai? Ma Dybala ci regala il 2-0, Paulito Dybala, secondo gol consecutivo anche in Europa. Munire Dybala è la coppia attacco migliore, ahimè. E finisce qui, ci portiamo a casa i 3 punti. Ragazzi, però abbiamo un problema, lo sapete voi, lo so io e mi dispiace tantissimo. Zlatan è completamente inutile. Quindi io vi chiedo gentilmente di scrivermi qui sotto nei commenti con chi possiamo scambiarlo a gennaio. Ci serve un altro centravanti di caratura internazionale. Scusami Alessandro Martinelli, io non avevo neanche idea di chi tu fossi prima di adesso e quindi non è per quello, ma non so chi sei. Provato a fare un po' di turnover perché bisogna far riposare qualche giocatore chiave. Proviamo anche Ibra Munir, magari Ibra non si trova bene con Dybala, cosa devo dirmi? Prova il taglio di Munir, attenzione, Munir può andare sul fondo, la può mettere Munir sulla testa proprio di Ibra, che la mette ancora e fa la torre per Fernando. Attenzione, l'abbiamo persa in ripartenza, cazzo, prendiamo l'1-0 perché ho sbagliato la ripartenza dal portiere, Filip Djordjevic. Adesso sono veramente incazzato perché ho fatto un errore stupido, banale, idiota. Cioè, guardate qui, un errore veramente da principiante. Da principiante. Carbonero, dentro, per Ibra. E adesso, cazzo, Ibra, devi aiutarmi a vincere le partite. Dentro, per Yese, sull'esterno, lo fa andare sul fondo. Yese, ancora, è buona. Yese, vede, all'indietro, Zukanovic, che va da Ibra. E allora Ibra vuole provare a girarsi. Ibra, da fuori area, prova, il tiro a giro, cazzo! Fuori di pochissimo, ma questo è l'Ibra che voglio. Munir, vede, Ibra, Ibra, vai con la testa. Per fortuna sei riuscito ad appoggiarti, a fare qualcosa di buono. E allora dentro, per Fernando, ci siamo, è una buona azione. Fernando, all'indietro, per Munir, che non riesce a tirare ancora lì la palla. È ancora lì, non ci riusciamo a buttarla dentro. Abbiamo fatto un'azione stratosferica, tutta di prima. Munir, ancora dentro, per Ibra, ci vuole credere. Munir ci crede in Ibra, anche se è il suo principale antagonista per giocare. Ibra, ancora lui, Ibra, una macchina da guerra praticamente. Va avanti da solo Ibra, il tiro, il secondo tiro di Ibra. Grande Zlatan, mi piace così oggi. 1-0 per loro, mia cassata enorme, ma abbiamo giocato praticamente solo noi. Odegaard, dentro, manteniamo il possesso palla con Daniele Verde. Si è proposto Cuadrado in posizione offensiva. Gnoguri, dentro, per Munir, non lo trova. Yese, la viene a prendere, c'è Dybala, fa andare ancora una volta Yese nello spazio. Yese, prova a metterla, dove trova Daniele Verde con i pugni Marchetti. Dentro per Dybala, prova il taglio, vede, dentro, Verde, che la vuole tenere, non ce la fa. Bravo Verde, bravo. Odegaard, dentro per Zukanovic, chiede l'1-2 a Paolo Dybala. Attenzione, Dybala, ancora lui, vuole allargare Dybala, far andare Munir. Munir in area, la mette dietro, che arrivava il compagno. Kishna può sfondare il nostro muro praticamente. Kishna arriva sul fondo e poi lo ammasserei, perché il computer quando va dalla bandierina è la cosa più ignobile nella storia, perché non ci puoi far niente, non ci puoi far nulla. La mette Parolo, escono in due, possiamo andare noi con Verde che è stanchissimo, è il 90esimo, ci credo per forza. E allora dentro per Dybala, l'ultima possibilità, l'ultimo respiro. Dybala ancora lì, ti prego non perderla, tienila in possesso, perfetto. Per vie centrali, per Gnoguri. No, ragazzi, non perdiamola, non perdiamola, non perdiamola. La recupera Verde, l'ultimo impeto di velocità, cazzo, ma stiamo andando dentro, faccio finire l'azione. Perso 1-0 per una mia cassata colossale. Abbiamo attaccato tutta la partita e non abbiamo trovato il gol del pareggio. Che vita di merda. Oh, io con la Lazio non ci posso fare niente, mi rovina sempre l'esistenza. Adesso la classifica non è assolutamente bella. E guarda caso la Lazio ci ha superato con questa vittoria, come sempre. O perlomeno in Europa stiamo andando veramente molto molto bene. Il mio obiettivo principale di questa stagione è vincere l'Europa League, ve lo dico tranquillamente. Tra l'altro, se io vinco l'Europa League arrivo direttamente in Champions, anche in FIFA, come la realtà. Poi ragazzi, assolutamente scrivetemi qui sotto nei commenti chi andare a comprare al posto di Ibra, perché è un obbrobrio, un calciatore che non ha un senso logico. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video, credo molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.